appena concluso una commissione sui servizi educativi dove abbiamo trattato una mia interpellanza che ho presentato ancora l'anno scorso. Con questa interpellanza si sollevava il tema degli spostamenti dagli asili e dalle materne delle educatrici in orario di lavoro per andare a coprire i buchi in altri asili e altre materne. Con questa interpellanza, oltre a sottoporre tutta una serie di problemi e di gravi incidenti che si sono verificati l'anno scorso, chiedevo al sindaco se non era il caso di valutare il ritiro delle deleghe all'assessore Romore. Potevo ritirarla perché sono passati 10 mesi e quindi era anche fuori contesto, diciamo. Però ho chiesto i dati relativi agli spostamenti di questo anno e ho scoperto così che nei primi 62 giorni di scuola, che sono i dati a cui che ho disponibili, ci sono stati comunque 240 rotti spostamenti, cioè una media di 2,67 spostamenti, quasi 3 al giorno, 81 al mese, quindi una media assolutamente inaccettabile di educatrici che la mattina entrano in servizio e vengono chiamate e spostate in un altro asilo, creando disagi chiaramente ai bambini. Ma che tra l'altro, facendo i conti, ho visto che questi spostamenti si andavano ad accumulare su alcuni asili e in particolare in due strutture ci sono 25 in una e 21 nell'altra spostamenti in 62 giorni, cioè vuol dire che un giorno sì e un giorno no l'educatrice viene chiamata ad andare da un'altra parte e non dov'è il ruolo normalmente. La risposta purtroppo non è stata nel merito dei temi sollevati, ma è stata una risposta da parte dell'assessore di attacchi personali, accusa di strumentalizzazione e quant'altro, di ricerca di visibilità, senza a mio avviso alcuna considerazione del problema. Noi continuiamo a monitorare perché ritengo che la qualità dei servizi educativi sia fondamentale per lo sviluppo dei nostri bambini e della società futura.